Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal terremoto. In seguito alle scosse sismiche di questa notte segnaliamo pesanti disagi alla circolazione ferroviaria con la sospensione della circolazione nel nodo ferroviario di Firenze. Al momento restano sospese le linee Prato Centrale Bologna Centrale, Prato Centrale Pistoia, Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, Firenze Empoli. Riattivata parzialmente la circolazione tra Arezzo e Firenze, riattivata quella tra Faenza e Borgo San Lorenzo. Ricordiamo che sono in circolazione bus sostitutivi Borgo San Lorenzo Firenze e Empoli Firenze. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Per la mobilità in A1 per incidente 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in carreggiata opposta. Per traffico rallentamenti verso Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e per veicolo in avaria rallentamenti in carreggiata opposta tra Bivia 1 variante e Badia. In A11 restano code a tratti per traffico tra Pistoia e via 11 a 1 per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto in direzione di Firenze. Siamo alla Fipili per incidente, 2 km di coda tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze, per lavori coda ancora di 2 km tra Empoli e Ginestra verso il capoluogo e di 1 km in carreggiata opposta tra la Strassigna e Montelupo. Per traffico inoltre code in uscita a Scandicci e a Pisa Nord-Est per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!